Il Piedimulera perde lo scontro diretto con il Lucento, che con il risultato di 4-0 mette nel sacco tre punti fondamentali e condanna i gialloblu. La cronaca. Dopo i primi minuti di studio, all'11esimo si fanno vedere i torinesi. Corner di Lo Giudice, mischia in area e palla fuori per Chiatellino, che imbuca per Lepera, il quale si fa murare per ben due volte dal giovane Bionda. Il gol che sblocca la gara arriva al 14esimo. Fagnoni in area di rigore entra in maniera scomposta su Lepera. Il direttore di gara assegna il penalty per i rossoblù e dal dischetto Chiatellino non sbaglia. I ragazzi di Mister Boldini subiscono il contraccolpo e al 17esimo Lepera nello stretto serve Lo Giudice, che è solo davanti a Bionda, il quale rimane in piedi e con un intervento provvidenziale salva i suoi. Il Piedimulera prova timidamente a farsi vedere e al 25esimo Paganini dalla destra mette in mezzo per Romano, che si fa anticipare. Sul corner conseguente di Violi, Marco Fernandez dal vertice sinistro dell'area mette in mezzo un tiro cross, con Marta che sul secondo palo non riesce a trovare la zampata vincente. Al 27esimo è ancora Paganini dalla destra a servire una bella palla per Romano, che questa volta va di testa, ma Cecconello con la punta delle dita si rifugia in angolo. Al 38esimo Marco Fernandez scatta sulla fascia sinistra e vede l'inserimento di Papasodaro, che fallisce un rigore in movimento. Nel momento migliore degli ossolani il Lucento raddoppia al 40esimo con Lo Giudice, che sfrutta l'assist di Ferlazzo e di testa in sacca. Al rientro dagli spogliatoi, subito pericolosi i ragazzi di Mister Nastasi, dopo un minuto con Ferlazzo, la cui incornata è debole e Bionda blocca senza problemi. Risponde il Piedimulera al quarto, con Paganini che appoggia per Papasodaro, il quale dalla destra calcia, Cecconello risponde presente. I gialloblu non riescono a costruire gioco e nei minuti seguenti si fa vedere il Lucento, prima al sesto con Lepera che dal limite manda alto e poi al decimo con Amedeo che si beve tra avversari e mette in mezzo, ma Mammucci di testa salva. Al 15esimo ripartenza micidiale dei torinesi con Lo Giudice che supera Bionda ma non Sistino, che sulla linea in scivolata salva. I rossoblu chiudono la gara al 19esimo grazie a Lepera che serve Amedeo, il quale sottoporta segna il 3-0 ospite. Al 27esimo imbucata di Lepera per Ferlazzo, che si invola verso la porta, ma Bionda non ci sta a subire il poker. Un minuto dopo ci prova Marco Fernandez dal limite, ma il suo tiro è debole e Cecconello blocca. Al 42esimo Lucento cala il poker. Su contropiede Caputo serve Dicembre, che a porta vuota mette anche la sua firma. Devo dire che il risultato di oggi complica enormemente la nostra posizione in questo campionato, perché ovviamente insomma a questo punto qua è difficile andare avanti e credere ancora a un obiettivo.